Tu sai che sono state pubblicate le ultime pagine del diario di Luigi Canali, del Capitano Neri, Luigi Canali, sì. nelle quali vengono fatte delle affermazioni molto molto gravi. Tu che idea te ne sei fatta? Canali riceve queste informazioni da Sandrino e Lino. Lui non è stato testimone. Ecco, allora Sandrino e Lino erano considerati degli uomini di fiducia di Luigi Canali. Per quanto si dica male di Lino, il Frangi, no? Sì. Se ne parla male, poi muore ammazzato, suicidato, ma probabilmente ammazzato, mentre Sandrino sopravvive. No, sono considerati uomini di fiducia. Allora, io non lo so dove lì saltano i freni inibitori, però sia Sandrino che Lino erano partigiani di fiducia di Bellini delle Stelle e di Luigi Canali, per quello che vengono messi lì di guardia. Può darsi che succeda di tutto poi, perché la guerra è così. Il Frangi non l'ho conosciuto per questioni anagrafiche. Sandrino non l'ho conosciuto perché non mi è mai capitato di incontrarlo. Tu Moretti lo hai incontrato, cioè eri amico. Moretti, sì, lo conoscevo così, ci davamo del tu, perché era dovuto darsi del tu in quegli anni, no? Però di questo aspetto non ne abbiamo parlato. Moretti arriva lì con Lampredi. Tu hai informazioni, sai qualcosa di più su Sardegna Como? No, di Sardegna Como non ho informazioni precise, perché io l'avevo incontrato una volta, Sardegna, come anche avevo incontrato Gimenti, ma con Gimenti avevo parlato, Chi hai mentre con incontrato? Gimenti. E chi è? Gimenti era il comandante militare della piazza di Como, Oreste Gimenti. Sì. Mi sembra che il nome di battaglia sia Riccardo. A proposito, sia da Dario che Max Corvo è morto nel 95, da Dario è morto nel 2010. Sì. Io mi domando perché nessuno è andato a intervistarli. Ma È no, una cosa. ci sono stati. Ma come mai non hanno chiesto di Graziani? Non hanno chiesto cosa faceva lui a Como. Ma evidentemente lui non l'avrà voluto dire, io penso. Ah, forse, forse. Io mi ricordo una trasmissione della Rai, dove partecipò sia da Dario che Corvo che qualcun altro a proposito della morte di Mussolini. Nessuno si espose particolarmente. Ah, ho capito.